che c'è una quasi ammazzata. E purtroppo penso che la situazione continuerà a peggiorare. Senti, eccola un'altra maledizione. Mettiti a riparo. Forse con l'arco lo fai subito fuori. Ancora un altro, lei? Meno male che abbiamo costruito questo piccolo rifugio qui. Comunque la situazione nell'inferno è peggiore di quello che pensavo. Meno male che siamo riusciti a non farci ammazzare. Comunque, mentre stiamo raccogliendo un po' di sabbia delle anime, speriamo di trovare qualcos'altro che possa in qualche modo aiutarci a superare negli inferi questa situazione. Aspetta un attimo. Oh, guarda a destra, ho visto una cosa rossa. Lo so che qua è tutto rosso, ma questa qua sembra un fungo. La vuoi piantare con tutta questa sabbia? Non è che ci serve tanta. Primo, non lo possiamo cuocere. Può essere utilizzata solamente per coltivare le verrucche e basta. Va bene. Grazie. Allora, vedi da dove sta la lava? Ho visto una cosa strana. La lava, è presente la lava là, la vedi? La vedo io di qui. La pianti con tutta questa sabbia? Guarda, guarda vicino alla lava. La vedi? Ecco lì. Sì, sono giù là, vedi? Verruca. E qua c'è, c'è un'altra qua giù. Che culo! Qual è un'altra? Sei! Ti rendi conto? Le possiamo piantare e le quadruplichiamo. Se sai una cosa, perché, visto che stiamo in una situazione, perché andiamo a raccolto quelle che ci sono, ce ne vogliamo andare? Sì. Hai sbagliato un po' più indietro. Allora, si può dire che abbiamo avuto un bel culo. Primo, abbiamo trovato la sabbia delle anime. Secondo, abbiamo trovato un posto sicuro. Terzo, abbiamo la luminite a poca distanza. Quarto, abbiamo beccato 6 verrucche dal nether. E adesso ci pigliamo anche il quarzo. Cazzo! Guarda come sono in livello ogni volta che rompo i blocchi di quarzo. Porca puttana! Se troviamo un filone di quarzo, livelliamo che è una bellezza. Non li toccare questi, finché non li colpisci non ci vedo con i coglioni. Lascialo passare, fallo andare lì. Oh cazzo, un mare di quarzo. Lo sai che penso? Che abbiamo trovato un punto veramente buono dove si è aperto il portale, ma proprio buono, ma buonissimo. Però dove i punti sono troppo buoni ci può essere qualche insegna. Potresti evitare di scavare così velocemente? Controlliamo se non ci sia lava da qualche parte. Perché se mentre rompiamo esce fuori la lava ci facciamo un bagno caldo che vorrei evitare. Fai piano! Non lo sappiamo se sulla ci sta lava, fai piano! Sì, però raccogli un po', non, se riesci a fare la lava si brucia tutto e perdiamo tutto quello che abbiamo colto. Brucia prima e poi continui a bucare. Non ti mettere proprio sotto. Vabbè,
meno male che la nuova cade lentamente, quindi ti intendo di scalzarci. Il problema è quando la nave è orizzontale. Piano. Ecco. Bene. Ok, qui è molto puro, non ci sta la lava. E allora qual è il problema? Sento, ma è sempre presente, ho un po' di tempo, ti puoi fare. Tu lo senti? All'inferno è slime. Ti ricordi quando hai fatto la reboot? Hai scassato e ti è arrivato un fumo di lava in faccia. Ti sei salvato, però quello che hai fatto era un fumo. Mamma mia, come ti vedi fatto? Io sinceramente sto arrivando in fumo solamente per trovare il quarzo. Guarda come salvano i livelli qua. Anche se sembra che lo fa apposta, mettersi qua davanti.
C'è un passaggio, no? Oh, lo sento. Sì, eccolo qui. Mamma mia. Cazzo, ho fatto secondo me bandiera. Bravo, dove piace? Bene, si è duplicato. Bene, si è un po' duplicato. Falli fuori perché questi vengono tutti addosso. Eccoli che arrivano, forza. Ci sono anche ancora uno. Vai. E voilà. Prima di me. Ancora sabbia delle anime, grazie. Porca puttana! Oh, cazzo! Scusa, ma perché ti sei messo le cuffie? Non sento quello che succede, oh! Prendi una protezione con l'arenaria e sabbia, quindi è resistente al fuoco, potrebbe evitare che i proiettili ci vengano a cercare una corsa. Guarda che non sai cosa sono contenti, si piazza questi blocchi e via. Cazzo! Sta ancora sparando. No, non è resistente. Perché non si picco? Non vedete che l'arenaria riesce a bloccare. Basta solamente portarci un sacco di arenare e posso riuscire a farlo. Per essere lì dentro da quelle teste a cazzo. Se senti la cosa, non puoi finire di costruire il muro di difesa con quel tipo di arenare. Non credo che sia una scelta più curata. Yeah.
quando dormiamo e ti fai le cose, la prima cosa che ti devi fare è la visione notturna, così magari ci vediamo qualcosa che io non posso fare. Oh, caccia, ora fate il cammino. Senza perdere tempo. Bravo. Oh, non vuol dire, ma questa volta stai seguendo molto scrupolosamente i consigli che ti do. È la cosa che mi era forza, forza, fin, fai, facciamo in fretta, fai, tira su, tira, sfola, forza. Ok, ci hanno fatto un po' di passaggio per il tempo. Non cadere, è entrato e uscito. Vabbè, dai, vediamo di finire in tutta questa situazione. Ok, mi sa che per andare le rompi. Questa visita all'inferno sta risultando essere molto, molto, molto interessante. E anche molto. Se n'è andato? Sì, se n'è andato. Spazio ce l'abbiamo avuto, quindi vedi che devo usare. Ah, ok, penso che il vetro sia la cosa migliore, almeno facciamo un po' di posto. Non si vede un cazzo proprio all'inferno. Non si vede niente. Ok, sembra che abbiamo fatto. Almeno possiamo muoverci e uscire fuori per colpire se per caso. Levati da dove sta la sabbia, cazzo! Mi sa che è finito il tuo coso. Forse dovresti usare il petrisco per tappare il buco, non ti pare? Ok. No, questo lo devi cuocerlo, mi spiace perché non lo devi cuocere. Beh, uso il petrisco e vediamo se posso riuscire in una rampa dove poter camminare. Però sinceramente penso che sia meglio che usiamo sempre andare in aria. Dobbiamo farci un po' di scorte, perlomeno sabbia normale. Almeno vedo un colore chiaro che in tutto questo scuro non si vede un cazzo proprio. Ok, mi sa che hai deciso che ce ne possiamo andare. Abbiamo un sacco di cose, ci conviene andarcene. Questa potevo pure lasciarla, sinceramente, però facevo un po' di luce. Oh no, dai, muoviti, io ne sento un altro. Stefa! Forse hai ragione, un muro che ci impedisca di essere visti
non potrebbe essere, non potrebbe essere una cattiva. Lo vedi? No. Ah, il tuo errore di mettere un po' è stato una fortuna, adesso lo stiamo. Già, questo non ce lo vediamo. Come se non avessimo già abbastanza di materiale di credito. Guarda, la prima cosa che dobbiamo fare quando torniamo, sai qual è? Dobbiamo mettere subito a coltivare le verdure. E devo metterle in un punto abbastanza scuro per poter far sì che crescano bene. E poi torneremo all'inferno con le pozioni. E che qui siamo andati dall'inferno che era scuro, siamo andati che era scuro proprio. No, non c'è nessuno. Va bene, questa avventura all'inferno è stata interessante, molto interessante, per cui spero che ne potremo fare altre in futuro. Spero che vi siate divertiti. Io per niente.